Ti sei mai chiesto come il design degli spazi influenzi il tuo stato d'animo? In questo video esploreremo il profondo legame tra interior design e benessere psicologico, rivelando come le scelte di design possono plasmare la nostra felicità di tutti i giorni. Ciao a tutti e un caloroso benvenuto qui nel mio canale. Sono Mattia, home designer, e oggi tratteremo un argomento affascinante, ovvero l'interazione tra interior design e benessere psicologico. Nel mondo frenetico di oggi, sottovalutiamo spesso quanto gli spazi che ci circondano possano influenzare la nostra mente e le nostre emozioni. Se sei interessato o interessata a scoprire come creare degli ambienti che promuovono il tuo benessere, allora rimani qui con me. La scelta dei colori e delle forme degli spazi può avere un impatto significativo sulla nostra mente. Immaginiamo ad esempio un ufficio. Il blu e il verde favoriranno il rilassamento e la chiarezza mentale, ma se invece si cerca di stimolare la concentrazione, allora forse sarà il giallo il colore perfetto. Se lavori da casa, introduci poi dei tocchi di colore vivace per stimolare così la creatività. L'uso poi di forme dinamiche in arredi e decorazioni aggiungerà energia. Ad esempio, pensa ad una poltrona dalle linee curve oppure una lampada con una base non convenzionale. Oltre alla scelta dei colori stessi, anche il posizionamento strategico dei colori all'interno degli spazi può amplificare l'effetto emotivo. Anche se il corpo è in grado di percepire i colori da ogni angolazione, anche se non li vediamo e quindi sono dietro di noi, il modo in cui li vediamo con gli occhi può influenzare il nostro stato d'animo e il nostro benessere emotivo. Se i colori sono posizionati frontalmente, in modo che i nostri occhi li percepiscano direttamente, l'effetto emotivo può infatti essere intensificato. Immagina un soggiorno con una parete azzurra posizionata di fronte all'ingresso. Quando entrerai in una stanza, quella parete azzurra catturerà immediatamente la tua attenzione, trasmettendo probabilmente una sensazione di calma e tranquillità. Lo stesso principio si applica con qualsiasi altro colore e le connessioni che automaticamente il nostro corpo è in grado di fare. Contribuisce così a creare l'atmosfera desiderata all'interno dello spazio. Scegliere i colori giusti e posizionarli strategicamente può influenzare la tua esperienza emotiva negli ambienti che frequenti tutti i giorni. La settimana scorsa ho creato un video in cui ti parlo più nello specifico dei colori e in cui ti racconto di un'importante opportunità che forse non vorrai lasciarti sfuggire. Ti lascio il link nella descrizione qui sotto. L'armonia negli spazi è come una melodia per la mente. Un ambiente organizzato e libero dal disordine riduce lo stress e l'ansia. Pensa ad un soggiorno, mobili ben posizionati, spazi aperti e una disposizione intuitiva dei complementi e degli oggetti creano un flusso naturale. Un esempio pratico e facile da applicare tutti i giorni è organizzare i cavi e i dispositivi elettronici, che di solito fanno confusione, e tenerli in modo discreto e ordinato. Le mensole aperte e i contenitori, come le ceste, ad esempio, saranno perfetti per una casa organizzata. La luce è uno degli elementi cruciali per il nostro stato d'animo. La luce naturale, soprattutto, favorisce la regolazione del nostro orologio biologico. Assicurati che le aree in cui trascorri più tempo siano quindi ben illuminate dal sole e durante la serata utilizza delle luci soffuse e calde per creare un'atmosfera più rilassante. Ad esempio, in una camera da letto potresti inserire una luce soffusa ben posizionata per una comoda lettura serale che sia rilassante. E un'altra idea è poi l'uso di lampade a sale dell'Himalaya per creare una luce ambrata e confortevole. Queste in realtà le puoi utilizzare in molti punti di casa. Gli oggetti che evocano ricordi positivi ci faranno sentire sicuramente a casa. Elementi come fotografie, oggetti d'arte o ricordi dei nostri viaggi possono aumentare il comfort e la sensazione di sicurezza.
Una parete con delle cornici contenenti immagini significative trasmetterà un senso di affetto e di appartenenza. Questi tocchi personali influenzano positivamente la tua psiche, creando uno spazio emotivamente arricchente. E puoi anche creare un angolo dedicato alle tue passioni o agli hobby, come ad esempio una libreria con i tuoi libri preferiti o uno spazio per la musica e i tuoi strumenti. Il design di una casa non riguarda solo l'estetica, ma anche e soprattutto il nostro benessere psicologico. Ogni scelta può influenzare le emozioni e la felicità di tutti i giorni. Se desideri esplorare ulteriormente l'interazione tra spazi e mente, ti invito a farmelo sapere in un commento a questo video. Lascia poi un like se hai trovato questo contenuto utile e iscriviti per ulteriori suggerimenti su come creare ambienti che promuovano il tuo benessere. Grazie per aver condiviso con me questo viaggio nell'interior design per il benessere psicologico e ci vediamo presto con un altro spunto interessante.